Jack Irlanda è il Pistoia Basket dopo il progetto del settore giovanile, adesso entra nelle scuole, quindi ha ancora più a contatto con il mondo dei giovani. Come si realizza questo progetto? Ma è un progetto ambizioso, ci abbiamo messo molto per presentarlo proprio perché comunque è un qualcosa di veramente importante, sia la mole di lavoro che l'impatto istituzionale è veramente qualcosa di importante. Entreremo nelle scuole, magari in punta di piedi, ma con un messaggio importante, nel senso che vogliamo collaborare con gli istituti perché arrivi un messaggio, i messaggi che i valori dello sport insomma, devono trasmettere ai ragazzi. Quindi il fatto di giocare assieme, di condurre una vita insomma salutare, uno stile di vita salutare e comunque tutti i valori morali che vengono trasmessi tramite lo sport. Ovviamente noi arriviamo con lo sport della pallacanestro perché comunque ormai Pistoia è Basket City, se non altro in Toscana, quindi approfittiamo della nostra notorietà e di quello che sta dando la pallacanestro a Pistoia per fare qualcosa di veramente importante per i ragazzi, per il futuro dei ragazzi, perché non vogliamo soltanto insegnare a giocare a pallacanestro, ma vogliamo aiutare gli insegnanti e le associazioni che poi ci accompagneranno a trasmettere un messaggio importante. Vogliamo metterci a disposizione come testimonial veramente per dare un qualcosa in più nell'educazione di questi ragazzi. Vogliamo che il giocatore di pallacanestro e l'allenatore, perché poi ci saranno anche gli allenatori, siano dei testimonial positivi che diano un messaggio positivo ai ragazzi. È ovvio che lo si vede addirittura anche in campo, che quando un giocatore dimostra un esercizio ai ragazzini, e i ragazzini lo stanno a guardare e pendono dalle sue labbra. Così, insomma, possibilmente vorremmo entrare nelle scuole e veramente aiutare l'educazione in generale di questi ragazzi, non soltanto sportiva, perché comunque ci sono più tematiche che verranno trattate. Sappiamo già quando inizierà il progetto e quali scuole ne prenderanno parte? Questo sarebbe una lunga lista perché comunque sono 24 tutti gli appuntamenti che abbiamo in programma e quindi piano piano verrà stilato il calendario. Adesso stiamo lavorando perché il progetto inizi il prima possibile, quindi io direi che già a novembre avremo i primi interventi. Matteo Manti è responsabile marketing del Pistoia Basket Giorgio Tesi Group. Parte il progetto relativo appunto a portare il Pistoia Basket nelle scuole di Pistoia, ci ha già spiegato Jack Galanda in cosa consisterà. A grandi linee ci sono quattro aree tematiche però fondamentali per spiegare questo progetto. Esattamente, ci sono quattro aree, ognuna dedicata a una particolare fascia della scuola del territorio di Pistoia, del comune ma anche della provincia. La parte del gioco sport, in cui i nostri allenatori dell'Academy andranno a far giocare e divertire i bambini più piccoli, quindi dedicato alle scuole primarie nel corso dell'anno, con 12 incontri nelle scuole. Poi c'è l'area relativa all'ambiente con il nostro partner Dife che ci sostiene in questa attività. Saranno 6 incontri, anche in questo caso nelle scuole primarie, nelle classi prime e seconde, in cui andremo a spiegare i valori dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente attraverso dei giochi basati sul riciclaggio dei rifiuti. La terza area è dedicata alla salute e all'alimentazione, il partner è ANT, Italia Onlus, l'Associazione Nazionale Tumori. Andremo nelle scuole superiori a parlare di salute, alimentazione e prevenzione, sempre con i giocatori e con i medici di ANT. L'ultima area è quella che è stato il progetto pilota già partito nella passata stagione, è un concorso che coinvolgerà in questo caso le scuole secondarie, quindi la prima, la seconda e la terza media. I ragazzi saranno chiamati a realizzare degli elaborati di qualunque genere, sia video che foto, che temi, disegni, quello che vorranno, sul tema della lingua inglese come strumento di aggregazione nella società moderna. Il partner in questo caso è Vibanca con l'aiuto fattivo della British School Pistoia.